كادر مدني ما ضل موجود بس ما ضروري. Era un dirigente medico, curavo i feriti civili. E loro, i Daesh, reclutavano sempre personale sanitario fra la gente. E così è stato anche nel mio caso. Sono rimasta 4 mesi a lavorare per loro e in questo periodo ho fatto intelligence a favore dei Peshmerga. Davo informazioni sulle posizioni, aggiornamenti su di loro, indicazioni su dove si muovevano, se verso Makhmur o Shangal. Fornivo indicazioni sulle loro dotazioni, su che tipo di armi e missili hanno. Mandavamo qualsiasi cosa. Seguivamo ogni loro movimento e qualsiasi aggiornamento veniva inviato. E parliamo di informazioni precise. I civili, quando potevano, si allontanavano dalle zone in cui arrivavano i Daesh. Quando ci riescono, se ne vanno, se non li obbligano a restare. Quando ho deciso di passare informazioni ai Peshmerga, sapevo che non avrei più potuto vedere i miei figli. Tempo fa hanno scoperto un'altra cellula di informatori e hanno ammazzato anche i loro figli. Prendono droghe, spesso non sanno nemmeno quello che fanno. Tempo fa hanno preso da un loro sito che si appoggia in Siria una partita di 3.000 pasticche. Le usano quando attaccano. Non danno nulla alla gente, ma loro sì, le usano. Tante donne fra i civili hanno cominciato a lavorare per lo Stato Islamico, ma non perché si siano alleati con loro, semplicemente per guadagnare uno stipendio. E gente distrutta dalla fame, che non può lavorare per conto suo perché ha paura. Tante donne hanno accettato anche piccoli lavori, sacrificandosi loro pur di non vedere i loro mariti dover trattare con Daesh. Daesh, quando prende i minori maschi, gli insegna a portare le armi. Le ragazze invece le usa per conviverci. Quelli che partecipano alle missioni suicide sono sempre stranieri, che mandano a farsi esplodere. Non sono del paese. Sono venuti da fuori e sono con loro dall'inizio. In loro non abbiamo trovato nulla di religioso. Un musulmano che sgozza un altro musulmano non esiste. Non ha niente a che vedere con l'Islam.